Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, cantiamo Jai Radha Madhava. Voilà. Chiuso qua, chiudiamo. Tac. Oh. Lui, Hare Krishna. Hare Krishna, mio Maggi. Sachinandana ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Om Agne
अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Dinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanvadi Bhastatadi Jatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Jai Shri Prabhupada. Allora, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto. E adesso lo copio anche. Copia. 6, 16, 25, abbiamo detto. Dov'è? Qua. Srimad Bhagavatam 6, 16, 25. E voilà, incollato. Intanto saluto Kevala Bhakti, Claudia Maria Teresa, Palmira, Donatella, Caterina, Monica, Gabriella, Maurizio, Alessandro, Hare Krishna, buongiorno, benvenuti, bentrovati. Dunque, dicevo, leggiamo il verso numero 25, che però è in prosa, e quindi lo leggo senza melodia. Om Namo Bhagavate Mahapurushaya Mahanubhavaya Mahavibhutipattaye Sakala Sattvata Parivriddha Nikara Kara Kamala Kudmalupalahita Charanaravinda Yugala Parama Parameshti Namaste. Parola per parola, Hare Krishna Paola, buongiorno. Jai Shri Prabhupada. Parola per parola. Om, o Om. Dio, o Persona Suprema, Namaha, Oddio, o Dio, o persona suprema. Namaha. rispettosi omaggi, Bhagavate, Rispettosi omaggi. Bhagavate. a te, il Signore dotato di sei opulenze. Il Signore è trattato di sei opulenze. Hare Krishna Roberto! Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Mahapurushayam, Mahapurushayam. il beneficiario supremo. Il beneficiario supremo. Mahanubhavayam, Mahanubhavaya. il maestro, no, pardon, l'anima realizzata più perfetta. L'anima realizzata più perfetta. Cioè l'anima suprema. L'anima suprema. Mahavibhuti Pattaye, Mahati Mahavibhuti Bhuti Pattaye, Passa Pataye. il maestro dei poteri mistici. Il maestro dei poteri mistici. Sakala Sakala. Tattvata Patmatam. Parivrida, Aribrida. di tutti i migliori devoti. Di tutti i migliori devoti. Nikara, Nikara. della moltitudine. Della moltitudine. Kara Kamala, Cara Kamala. delle mani di loto. Delle mani di loto.
Kudmalam. Kudmalam. Kudmala significa dai germogli. Dai germogli. Upalalita. Upalalita. Servito. Servito. Charana Aravinda Yugala. Charana Vinda Yugana. I cui piedi di loto. I cui piedi di loto. Araman. Araman. Il più elevato. Il più elevato. Parameshtin. Parameshtin. Che sei venuto sul... Pardon, che sei situato sul pianeta. Che sei situato sul pianeta. Namate. Namate. Rispettosi omaggi a te. Rispettosi omaggi a te. Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia. Vai, Charanaravinda. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Già. Pardon, ho toccato lo spinotto della webcam, è sparita. Allora, sì, eccoci. Traduzione. O Signore trascendentale, che sei situato sul pianeta più elevato del mondo spirituale, con le loro mani simili a boccioli di loto, una moltitudine di devoti, tra i più avanzati, massaggia costantemente i tuoi piedi di loto. Tu sei Dio, la persona suprema, e possiedi le sei opulenze nella sua pienezza. Tu sei l'essere supremo, ricordato nelle preghiere del Purusha Shukta. Le preghiere Purusha Shukta sono quelle preghiere che Brahma pronuncia, recita o canta, intona, quando avvicina Kshiroda Kashyai Vishnu a Shvetadvipa, in quelle occasioni in cui Brahma e tutti gli esseri celesti sono molto preoccupati per le condizioni dell'universo. Per esempio, se il giorno del Jammashtami, dell'apparizione di Krishna, avete letto o avete ascoltato i primissimi capitoli, le primissime battute del libro di Krishna, avrete visto come il libro di Krishna esordisce esponendo una situazione dell'universo, perlomeno del pianeta Terra, di 5.000 anni fa, veramente, veramente tragiche. E allora il Deva maestro della Terra avvicinò Brahma insieme agli altri Deva e chiese per favore: Brahma, intervieni. E Brahma si avvicinò, approcciò, chiese udienza a Kshiroda Kashyai Vishnu, e affinché egli intervenisse, e Purusha Shukta, le preghiere Purusha Shukta sono le preghiere che Brahma intona in quel momento. Quindi queste sono, qualora qualcuno se lo fosse chiesto, ma che so, queste preghiere di Purusha Shukta. Tu sei l'essere supremo ricordato nelle preghiere del Purusha Shukta. Shukta. Tu sei il maestro infinitamente perfetto e completamente realizzato di tutti i poteri mistici. Rivolgo a te il mio rispettoso omaggio. Vogliamo rileggerlo, che è così bello questo verso. O Signore trascendentale. O Signore trascendentale. Signore trascendentale. Che sei situato. Che sei situato. Sul pianeta più elevato del mondo spirituale. Sul pianeta più elevato del mondo spirituale. Con le loro mani simili a boccioli di loto, con le loro mani simili a boccioli di loto, una moltitudine di devoti, una moltitudine di devoti, tra i più avanzati, tra i più avanzati, massaggia costantemente i tuoi piedi di loto, massaggia costantemente i tuoi piedi di loto. Tu sei Dio, la persona suprema. Tu sei Dio, la persona suprema. E possiedi le sei opulenze nella loro pienezza.
possiedi le sei opulenze nella loro pienezza. Tu sei l'essere supremo. Tu sei l'essere supremo. Ricordato nelle preghiere del Purusha Sukta. Ricordato nelle preghiere del Purusha Sukta. Sukta. Tu sei il maestro infinitamente perfetto. Tu sei il maestro infinitamente perfetto. E completamente realizzato. E completamente realizzato. Di tutti i poteri mistici. Di tutti i poteri mistici. Rivolgo a te il mio rispettoso omaggio. Rivolgo a te il mio rispettoso omaggio. Spiegazione. È detto che la verità assoluta è una, ma si manifesta negli aspetti di Brahman, Paramatma e Bhagavan. I versi precedenti hanno trattato degli aspetti Brahman e Paramatma della verità assoluta, ovvero il panteismo, Brahman, tutto è Dio, e il panenteismo, ovvero Dio è in tutto. Panteismo, panenteismo, Brahman, Paramatma, sono i due primi aspetti della verità assoluta, rispettivamente la realizzazione dell'eternità e la realizzazione della conoscenza. Sat Chit. Di Dio, la persona suprema. Ora è offerta alla persona suprema e assoluta la presente preghiera, che fa parte del Bhakti Yoga. Le parole usate sono Sakala Sattvata Parivrida. Il termine Sattvata significa devoti e Sakala significa tutti insieme. I devoti che hanno piedi di loto servono i piedi di loto del Signore con le loro mani di loto. Talvolta i devoti non sono esperti nel servire i piedi di loto del Signore. E per questa ragione il Signore è designato con l'espressione Parama Parameshtin. Egli è la Suprema Persona, eppure è molto gentile verso i suoi devoti. Nessuno è veramente competente per servire il Signore, ma anche se un devoto non lo è, il Signore misericordioso accetta il suo umile sforzo. Ripeto, gli ultimi due periodi, li rileggo. Hare Krishna Palmira, Ginevra, Jessica, Hare Krishna. Talvolta i devoti non sono esperti nel servire i piedi di loto del Signore. Per questa ragione il Signore è designato con l'espressione Parama Parameshtin, che Parama, il più elevato, Parameshtin, che sei situato sul pianeta più elevato, che sei situato sul pianeta più elevato. Egli è la persona suprema, eppure è molto gentile verso i suoi devoti. Nessuno è veramente competente nel servire il Signore, ma anche se un devoto non lo è, il Signore misericordioso accetta il suo umile sforzo. Hare Krishna Premamrita. Sì, perché a volte sentiamo che ci mancano le qualità. Hare Krishna Vincenzo. A volte sentiamo che ci mancano le qualità, ma non sono adatto a servire Krishna, non è per me, non fa per me. Non sono... Il servizio devozionale è troppo, io sono troppo incapace. Ecco, questo è il punto, non ho capacità, non ho abilità. E poi viene chiesto, Krishna chiede troppo, io non posso dare tutto quello che Krishna chiede. E allora ci viene un po' questo complesso di inferiorità, no? Attenzione, perché a volte questo complesso di inferiorità nasconde una non volontà, una non volontà. O addirittura, come spiegato nel 3.31 della Bhagavad Gita, invidia nei confronti di Krishna, invidia perché proviamo risentimento nei confronti delle aspettative di Krishna. Ma perché Krishna pretende così tanto, ma non vede che le sue pretese sono sovradimensionate, sono eccessive,
sta pretendendo troppo, è irragionevole, ecco il punto è questo, Krishna è irragionevole, perché questo denoterebbe invidia? Certo, perché se noi ci ergiamo a giudici tanto da decidere se Krishna ci ha preso oppure no, se Krishna ha ragione nel pretendere, nel chiedere un certo tenore di servizio o di impegno, oppure no, e concludiamo no, Krishna non ci ha preso, questa volta perlomeno con me ha esagerato, ecco, se noi abbiamo questo tipo di impostazione siamo invidiosi della sua posizione di supremazia su tutto ciò che esiste. Lo leggevamo prima, no? Lo abbiamo appena letto. Krishna è il maestro perfetto, è l'educatore perfetto, il padre perfetto, il genitore perfetto, padre e madre, Krishna e Radha, Srimati Radharani, di cui sabato ricorrerà il divino avvento, no? Il divino compleanno, Radhashtami. Loro sono i perfetti genitori, i perfetti educatori, i perfetti psicologi, i perfetti maestri. Sanno perfettamente. Se io pretendo di individuare in Krishna una mancanza, beh, quella è invidia. Mi considero più di Krishna, ma come Krishna? Non ti sei accorto? Non ti sei accorto che hai un po' esagerato questa volta? Su via, Krishna, dai, fidati di me. Non esageriamo, non mi chiedere troppo, fammi stare tranquillo, fammi stare tranquilla, fammi vivere questa devozione serenamente. E insomma, molto spesso c'è questo, no? Tradisce questo, questa oscurità, il dire ma no, non fa per me, non è per me il servizio devozionale. Altre volte è semplicemente un complesso di inferiorità derivante dalle tante, tante delusioni, sofferenze sperimentate in questo mondo materiale, no? Il mondo materiale fiacca ogni nostra superbia, è spiegato Dio fiacca ogni nostra superbia, si dice nella Bibbia. Dio attraverso il mondo materiale proprio ci sfinisce, sfinisce ogni nostra superbia. È così. Il problema è che siamo superbi noi, siamo altezzosi, tracotanti, ignoranti e arroganti, no? E questo è il nostro problema. Mettiamo becco su tutto, abbiamo sempre la nostra opinione, abbiamo da ridire persino su quello che dice Krishna. Ci sono momenti al netto di oscurità dell'animo, diciamo, di problematiche serie nei confronti della leadership suprema, no? Di resistenze, renitenze, riluttanze e assurde recriminazioni nei confronti della leadership suprema, Krishna, molte volte sentiamo semplicemente che ci mancano le capacità, non abbiamo le capacità. E cos'è che dice qui? Cos'è che dice qui? Che questo è l'argomento del giorno. Nessuno è veramente competente nel servire il Signore, ma, benché sia così, il Signore misericordioso accetta l'umile sforzo del devoto. Allora, Hare Krishna Pasquale. Che Krishna, benché noi saremo sempre squalificati, vi ricordate? Non saremo mai qualificati. Questo non significa, cioè non avremo mai le qualifiche, voglio dire, non avremo mai le qualifiche, ma non saremo mai qualificati. Squalificati, scusate, ve l'ho complicata. Allora, è vero che non abbiamo le qualifiche, la riformulo, l'abbiamo parlato di recente. È vero che non abbiamo le qualifiche, però non saremo mai squalificati. Non avere le qualifiche, si capisce, essere squalificato, ovvero essere tagliati fuori, no? Si dice un atleta che è squalificato, tagliato fuori, escluso dalla competizione. Non avviene questo per noi, benché nessuno di noi abbia davvero le qualifiche per servire Krishna, ma Krishna accetta il nostro umile sforzo. Allora,
Quando cerchiamo, e noi stiamo cercando di crescere spiritualmente nel servizio di devozione a Krishna, è questo che stiamo facendo tutti i giorni. Ricordo interiore, servizio, no? Quindi da un punto di vista interno c'è questo, c'è il ricordo, e da un punto di vista esterno c'è il servizio, no? L'impegnarci tutti quanti, essenzialmente in qualunque, ecco, questo è una cosa che un mio Shiksha Guru, Sua Santità Badri Narayana Maharaj, disse una volta a Mayapur, e disse: qualunque sia il vostro servizio, inserite la distribuzione dei libri di Srila Prabhupada. Mi colpì moltissimo, di quelle 8 giornate di seminari, sadhusanga, con tutti i devoti anziani, signores del movimento, che condividevano, no? Con i più giovani informazioni pratiche sul servizio devozionale. E questa fu una delle più preminenti informazioni che recepì quel giorno. E qualunque sia il vostro servizio, inserite la distribuzione dei libri di Srila Prabhupada. Allora, questo significa crescere, crescita interiore in coscienza di Krishna, no? Sviluppo della propria coscienza di Krishna e supporto, il supporto che noi diamo agli altri. Oggi mi è arrivata una foto bellissima del Book Crossing con un santo cammina fra noi. Poi ve la faccio vedere, simpaticissima, credo che abbia vinto il primo premio, ma potete mettetecela tutta, perché questa, superare questa è tosta, nella sua simpatia, nella sua... Comunque, dicevo, quando cerchiamo, e noi stiamo cercando di crescere spiritualmente nel servizio devozionale a Krishna, internamente ed esternamente, a volte Maya, perché Maya è mica che Maya ci aggredisce. Mai è predatoria, e noi siamo le sue prede. L'atteggiamento predatorio di Maya si può manifestare nella forma di scoraggiamento. Non ho molte capacità, non ce la posso fare. Allora, per fortuna lo abbiamo appreso oggi, Krishna non si concentra sulle nostre capacità. Questo ricordiamocelo, a fuoco stampato nella memoria. Krishna non si concentra, non si impunta sulle nostre capacità, cioè le sue priorità fossero state le capacità con cui può portare a termine la sua missione Paritranaya Sadunam Vinashaya Chaduskritam, Dharma Samstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge, motivo per cui Yuge Yuge Sambhavami si manifesta regolarmente, ovvero difendere i devoti. Correggere i non devoti e Dharma Samstapanartaya, ristabilire Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam, ristabilire il sentiero del Dharma, del Param Dharma, del Sanatana Dharma, no? Per cui lui viene, allora discende Yuge Yuge, o invia i suoi autentici rappresentanti, figli di Dio, eccetera, i suoi figli, no? Se le sue priorità fosse, la sua priorità fosse stata le capacità con cui poteva portare a termine la sua missione, ma avrebbe fatto tutto da solo, no? Avrebbe potuto fare tutto da solo, o avrebbe fatto tutto da solo, avrebbe potuto compiere attraverso una qualsiasi delle sue molteplici energie, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate Svabhavik Gyana Bala Kriyacha, avrebbe potuto compiere tutto attraverso le sue una, mezza, un quarto, un milionesimo delle sue infinite energie, molteplici e onnipotenti energie. Lui è onnipotente, chiaramente non è quella la sua priorità, ovvero le capacità in noi, no? Le capacità, le nostre abilità, ma siete veramente degli incapaci?
era meglio se facevo tutto da solo, ma non è questo l'atteggiamento di Krishna. Trikalaghya, insomma, lui lo sa, sa bene, lui è maestro del tempo, lui sa Trikalaghya, lui è conoscitore del passato, del presente e del futuro. Così proprio, conosce tutto di tutti e di tutto. Non è quello il problema. Ed è onnipotente, cioè non è questo il punto. Cos'è che vuole Krishna allora? Il nostro cuore. Ma come ce lo deve dire nella Bhagavad Gita? Questa ce lo siamo già detti, la Bhagavad Gita è la lettera d'amore aperta a tutti noi. Lui è innamorato di tutti noi, dall'eternità e perfettamente, l'amore perfetto di Krishna per noi. La Bhagavad Gita è la sua dichiarazione d'amore, il canto, ce lo canta proprio, ci fa la serenata. Ora non voglio banalizzare, però la serenata, lui canta, la sua dichiarazione d'amore per noi è cantata. No? È una canzone d'amore, la canzone di Dio, il canto del Supremo Signore, Gita, no? Gita significa canto. E ce lo dice chiaramente cosa vuole in questo suo canto, cosa desidera, lo manifesta, lo esplicita in maniera inoppugnabile. Lui vuole il nostro cuore. Che significa il nostro cuore? La nostra attenzione. Pensa sempre a me, no? Il nostro affetto, amami. Ma Mammanabhava, Madbhakto, amami, vuole il nostro assorbimento volontario e poi tornare. Perché? Perché poi questo assorbimento volontario, lui chiede uno sforzo, dice sforzati nell'amarmi. Certo, in questo mondo suona strano, no? Ma io non ti amo. Dai, sforzati di amarmi. Ma no, ma io non, cioè non, suona strano in questo mondo, no? Però noi dovremmo concentrarci su questa cosa qui. Perché Krishna ci chiede una cosa che da Dakito suona proprio pazza, strana, folle, fuori luogo, irragionevole, sconcertante. Sforzati di amarmi. Noi siamo abituati all'amore spontaneo, no? Non è che posso forzarmi nell'amore, pensiamo, no? Assume un po' le connotazioni di una violenza, no? Una pretesa, ecco appunto, la pretesa. Che pretendi, Krishna? No? Allora, cosa sottende questo? Cosa c'è dietro? Perché Krishna mi sta chiedendo sforzati di amarmi? Poi Srila Rupa Goswami fa eco, no? Gli fa eco. E ci dice Utsahan, Utsahan, sforzati con intelligenza, metticelo tutto, tutta la forza che hai, sforzati. Immagino, non lo so, qualcuno che deve nuotare controcorrente, no? Perché quella è la corrente di Maya. E se segui la corrente, poi c'è la cascata, no? Come si dice? C'è il dirupo. Finisci di sotto e ti sfracelli tra gli scogli, ovvero come ci dicevamo ieri, nei desideri mondani. È uno sfracellamento. Quindi è certo che lì nuoti controcorrente, non ti lasci trasportare dalla corrente, tranquillo, e no, perché poi vai a finire di sotto e muori. Muori tra atroci sofferenze. Sforzati, vai contro la corrente di Maya. Volontariamente, quindi lui vuole la nostra attenzione, desidera il nostro affetto, il nostro assorbimento volontario, perché sa che questo sforzo ha il potere di risvegliare Kara Yodaya, Nitya Siddha Krishna Prema, quell'amore eterno che noi abbiamo già per lui, ma che è coperto. E questo sforzo, questo impegno ha il potere di rimuovere ciò che ottunde il puro amore per Krishna. Perché da volontario poi tornerà ad essere spontaneo. Da volontario diventa spontaneo. Cioè, tutto comincia con l'offrirgli la nostra disponibilità. Sforzarci ad offrirgli la nostra disponibilità in maniera organizzata.
Ieri ce lo siamo detti, no all'improvvisazione, no al se avanza tempo, no al se avanza tempo, no. Il tempo lo devo trovare, perché la cosa più importante è che ci sia. Quindi tutto comincia con, Hare Krishna Monica, tutto comincia con l'offrirgli la nostra disponibilità. E offrirgli il cuore, quando abbiamo detto offrirgli il cuore, no? Buddha Bhava Samambita, un'espressione che usa Krishna, eh? Non è una traslitterazione romantica, personale. Buddha Bhava Samambita, offrirgli il cuore, 10.8, potete andarlo a leggere. Offrirgli il cuore, cosa significa in concreto? Non significa forse tradurre in azioni quotidiane l'essenza di questa offerta, l'esprimergli cioè l'affetto agendo di conseguenza? Certo, che significa questo? Offrirgli il cuore, agire di conseguenza, offrirgli le nostre azioni, ovvero offrirgli i frutti delle nostre azioni, perché noi quando agiamo, agiamo per ottenere un risultato. Mica che agiamo così, a vuoto, no? Come un cane che si morde la coda. Noi agiamo e programmiamo, Hare Krishna Stefania, a Ginevra, Premamrita, Palmira. Noi agiamo e ci impegniamo tutti i giorni, anche quando non ce la sentiamo, perché abbiamo un obiettivo, un risultato, ovvero puntiamo ad un risultato. Bene, non significa forse offrirgli il cuore, offrirgli il risultato? E che facciamo? Ti offro l'azione, ma il risultato? Tanti auguri a te e la torta tutta a me? Così vogliamo fare come i bambini, tanti auguri a te e la torta a me? E no, tanti auguri a te e la torta a te. Poi tu sarai così gentile sicuramente, Suridam Sarvabhutanam, da farci arrivare anche più di una fetta, no? Funziona così, non è che qua, non è che se si va ai compleanni, tanti auguri a te e la torta se la mangia tutta lui oppure me la mangio io, non ha senso, no? Tanti auguri a te e la torta a te. Poi tu, la torta è per te, la festa è per te, i regali sono per te, non è basta il pensiero, non basta il pensiero, non è... Non basta il pensiero. Quindi significa quello, no? Ovvio, certo che significa questo. Allora, tornando sul punto, che cosa conta di più in questa devozione? Contano di più le nostre capacità, le nostre abilità o la nostra disponibilità? Una volta Prabhupada chiese ad un devoto di cucinare, così, ex abrupto, all'improvviso, cucina. Cucina per tu, cucinerai per i devoti. Il devoto, sì, vabbè, un po' di dimestichezza ce l'aveva, però cucinare per 20, 30, 40, per la festa della domenica, per i devoti tutti i giorni, poi... Allora, però ci teneva a farlo bene questo servizio. Prabhupada, vado a fare un corso di cucina, no? Devo prima imparare a cucinare, devo fare un corso, no? Cioè, no, gli ha detto... Quello che conta è la devozione. Tutte le altre buone qualità seguiranno a ruota. Mi ricordo, stavo leggendo il Back to Godhead prima di andare a riposare, stavo leggendo dei dialoghi di Srila Prabhupada, no? In attesa che tornasse il devoto da Sankirtan, il mio compagno di ashram, nel 2006. E mi rimase impressa questa cosa qui. Disse proprio, no, tu devi diventare devoto, sviluppa la tua devozione. Dalla devozione poi tutto fiorisce. Ogni buona qualità seguirà a ruota. Quindi cosa conta di più in questo servizio di devozione? Le nostre abilità o la nostra disponibilità? Risposta, domanda retorica, no? Le nostre abilità, va bene, tutti noi abbiamo dei talenti, come si dice, dei doni, no? Tutti noi. E questi doni, questi talenti, queste abilità potrebbero forse essere attraenti agli occhi del mondo,
dell'uditorio, del pubblico, della gente in generale, no? Delle persone. Le nostre abilità forse possono essere attrarre, possono, guarda che bravo, guarda che capacità, guarda che abilità, no? Può attrarre, può essere attraente agli occhi del mondo, per esempio. Tutti possono condividere la coscienza di Krishna così com'è presente nella Bhagavad Gita, no? Tutti possono farlo, mica che qualcuno si dà, no, tu no, tu no, perché tu no, tutti quanti abbiamo il sacrosanto diritto barra dovere di condividere la saggezza della Bhagavad Gita così com'è, no? La conoscenza trascendentale di Krishna. Ma quanto le persone ne saranno attratte potrebbe in parte dipendere da capacità come per esempio il linguaggio, l'eloquenza, il ragionamento logico, no? Il pensiero strutturato, anche l'umorismo, chi insegna divertendo insegna due volte, si dice, no? E così via. Ci sono varie abilità, per esempio, nella condivisione della coscienza di Krishna, dei contenuti della coscienza di Krishna. E fa bene, potrebbero le persone essere più o meno attratte in accordo con le più o meno abilità, sì, insomma, le capacità più o meno accentuate dell'oratore, no? Va bene. Ma Purusham, pardon, Purusham Rishu, 7-8 della Bhagavad Gita, cosa dice in questo verso Krishna? Di essere la fonte di tutte le abilità di chiunque, di tutti gli esseri viventi, di tutti gli esseri umani, in Rishu. Io sono l'abilità nell'uomo, dice, no? Quindi lui è la fonte anche delle nostre abilità e sa quali abilità abbiamo, ce l'ha da dare lui, e sa anche cosa ci manca. Cioè, non è irragionevole Krishna, non è irragionevole, cioè non si aspetta che noi facciamo qualcosa che semplicemente non abbiamo la capacità di fare. Non è irragionevole Krishna. Si accontenta piuttosto. 9.26 della Bhagavad Gita, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayacheti, si accontenta di cose semplici, addirittura un fiore, una foglia, un frutto, un po' d'acqua, il che non significa che se possiamo dargli di più ci dobbiamo accontentare di portargli un bicchiere d'acqua preso da una fontana, una delle tante presenti per esempio a Roma o nelle nostre città in generale. Se possiamo offrirgli molto di più, non dovremmo limitarci a offrirgli. Mi ricordo una volta facemmo questo studio sulla Bhagavad Gita, una festa della domenica, una foglia, un fiore, un frutto, dell'acqua. C'è una domanda. Quindi a me che piace passeggiare per i boschi posso portargli delle pigne? Sì, non era proprio l'essenza, diciamo, la conclusione più. Va bene. No, cioè, nel senso che vabbè, ci fai i pinoli? Va bene, ma magari se puoi comprare un sacchetto di pinoli, facciamo prima, no? Lo usiamo nell'insalata da offrire a Krishna, per dire, no? Se puoi, proprio una volta raccontano i devoti che no, nella Prabhupada Lilamrita si narra di un barbone, come si chiamano, barbone senza tetto, no? Che andava ad ascoltare le lezioni di Srila Prabhupada e portò della carta igienica. Era il massimo che lui potesse fare. Va bene, ottimo, è il massimo che poteva fare. Portò della carta igienica. È utile, è certo che è utile la carta igienica, no? Quindi, comunque, il punto è, Krishna
sa perfettamente, conosce perfettamente conosce le nostre abilità, le nostre capacità, ma si accontenta di cose semplici anche, appunto, un fiore, una foglia, un po' d'acqua, a condizione che siano offerti con devozione. Bhagavad Gita 9.26, no? Bhaktya. Patram pushpam palam toyam yo me bhaktya prayacchati. Anche se fossimo ricchi e potessimo dargli molto di più di una pigna o di un bicchiere d'acqua o di un rotolo di carta igienica, fosse anche una confezione maxi di carta igienica, quattro veli, o un tir di carta igienica. Ma lui va bene, a lui interessa la bhakti, no? Fare il massimo di ciò che possiamo fare. Questo significa che non gli interessano le opulenze materiali, e questo è il nostro argomento. Non gli interessano le opulenze materiali. Per Krishna, tutte queste cose, cosa sono? Sono già tutte sue. Cosa gli offri? Cosa puoi offrirgli? Cosa posso offrirgli? Io posso restituirgli ciò che lui mi ha dato, capendo l'essenza, il motivo reale della presenza di una data qualità o di una certa determinata capacità o dono o più di uno magari. L'essenza di quei doni è essenzialmente l'opportunità che lui ci offre per esprimergli il nostro amore. Tutte queste cose sono un mezzo, in ultima analisi, appunto, l'opportunità che lui ci sta offrendo da vite e vite e vite per esprimergli il nostro amore. Ed è in questi termini che va compreso ciò che Krishna realmente vuole da noi, in questi termini. Se lo capiamo, se lo comprendiamo, allora possiamo metterci con entusiasmo, con sforzo intelligente nella coscienza di Krishna, utsahana, con entusiasmo, a sua disposizione, senza esitazione, per compiere qualche servizio. C'è sempre da fare, sempre. Sempre. Krishna non ci lascia mai sfaccendati. E se capiamo tutto questo che per lui conta davvero, non le nostre abilità, ma come noi ci impegniamo al suo servizio sulla base delle nostre abilità, è questo che conta per lui. E allora, se comprendiamo questo, ci sentiamo più tranquilli, no? Non ci preoccuperemo più eccessivamente. Ma non ho questa capacità, non ho quell'altra capacità. Ci impegneremo semplicemente senza preoccuparci eccessivamente delle nostre incapacità. No, per esempio, potremmo semplicemente iniziare a condividere la sua saggezza, senza farci prendere dal pensiero se gli altri siano più bravi di noi, più capaci di noi. Ma io posso soltanto adottare cinque libri, ma forse non. Che figura! Ho sentito, c'è chi ne ordina 30, c'è chi ne. Non importa, puoi quei cinque, fallo, fallo, perché quei cinque libri lì che tu adotterai, che poi tu rilascerai, andranno a chi ne ha veramente bisogno, che diversamente ne rimarrebbe sprovvisto. Andrebbe al supermercato, con l'obiettivo di comprare 10 cose, poi ne compra 20, però non torna a casa con un libro. E quindi è omissione di soccorso, peraltro. Quindi possiamo 5 libri, adottiamone 5, possiamo 30, perché limitarsi a 10 se possiamo adottarne 30? Perché? Ma Krishna vuole la devozione, è appunto. La devozione si traduce in gesti, no, no. Con un figlio, mica che facciamo così, non facciamo così con un figlio, no? Un figlio diamo tutto, non è che pretendiamo che lui si accontenti del minimo, perché poi comunque ho del pensiero, soltanto del pensiero, no.
figlio dice: sì, papà, ok, dici che mi ami, mamma, dici che mi vuoi bene, ma però non fai niente per me. I soldi te li vai a spendere a tutt'altro, ma io avrei bisogno anche di alcune cose, no? Non è così, forse? E certo, quindi. Quindi iniziamo semplicemente a condividere la sua saggezza senza farci prendere dal pensiero se gli altri abbiano più o meno capacità di noi. Perché questa si chiama serietà, questa serietà ed è apprezzata da Krishna. Questo tentativo è da considerarsi serio, servizio devozionale serio, già di per sé, indipendentemente dal suo impatto sugli altri, ma i miei 5 libri, che impatto vuoi che abbiano? Ce l'hanno un impatto, anche un libro solo ce l'ha un impatto, ha il potere di rendere il mondo migliore di come lo abbiamo trovato noi. Peraltro noi, se non ci impegniamo a condividere la coscienza di Krishna, lo rendiamo peggiore di com'è. Lo saturiamo ancora di più l'indifferenza, per esempio, no? Prabhu, scusa. Hare Dimmi, caro, dimmi. Krishna, ma stavi dicendo, se abbiamo la possibilità, dovremmo acquistare più libri. Io invece la vedo che se abbiamo la possibilità, dobbiamo acquistare più libri. Perché, cioè, se abbiamo la possibilità, perché magari, non so, abbiamo dei soldi in più oppure abbiamo la possibilità proprio concreta di acquistare dei libri, non è che potremmo, dobbiamo acquistare dei libri. Perché? Perché anche accumulare la lezione che tu facesti, l'accumulare, cioè con quei soldi che abbiamo in più, cosa facciamo? Perciò dovremmo, no, dobbiamo far sì che più persone possano conoscere la coscienza di Krishna acquistando dei libri. Perciò non potremmo, dobbiamo, proprio dobbiamo farlo. Dobbiamo, è vero, è vero. Scusami, scusami se No, sono. hai ragione, è un must, dobbiamo. Sì, perché tutto ciò che tratteniamo in più è come, non so, diventa tossico. Sì, facevo proprio riferimento alla lezione che tu facesti 2 giorni fa, insomma. Chiara, certo. Tutto ciò che ci teniamo, oltre al necessario, è tossico, diventa tossico, ci fa ammalare. Perché? Perché ci stiamo trattenendo qualcosa che non è nostro. Ora, non è. Ascoltavo una lezione di Shilla Prabhupada nella quale proprio esprimeva questo concetto, il concetto che è giusto lavorare, è giusto che anche un devoto abbia un fondo, cioè non so, di emergenza. Certo, Adesso giusto. ognuno ha le proprie esigenze, dunque chi 10.000, chi 20.000, chi 30.000 euro, ma il resto è, no, se possiamo, dobbiamo far sì che più persone possano conoscere la coscienza di Krishna. Dunque, i soldi in più che noi abbiamo non sono nostri, ma sono di Dio, la persona suprema. Dunque, dobbiamo, e questo è il concetto che volevo dire, spenderli per Krishna. Eh sì, Hare Hare Krishna. Krishna, che poi in realtà Shrila Prabhupada dà anche la definizione di che cos'è necessario. Qual è l'espressione che hai usato giustamente per le necessità, no? Mi sa che hai detto? Sì, qui si la preoccupava, in pratica parlava proprio delle emergenze. Ogni Dell'energia. devoto deve avere un fondo per le emergenze, ok? Cioè deve lavorare per poter pagare le spese e un fondo d'emergenza nel caso in cui comunque viviamo, cioè tutti quanti viviamo in quest'era. Ma il resto, cioè quando un devoto ognuno ha le proprie, sa, scusa che chiudo la porta del camion. Ognuno sa le proprie esigenze, chi 10.000, chi 20.000, chi 30.000, un budget da tenere lì come fondo d'emergenza. Il resto non lo possiamo, dobbiamo far sì che quei soldi vadano a Krishna. Non ci sono, cioè le lezioni che Krishna, che Shila Prabhupada, che tu insegni, cioè, sono proprio l'espressione più chiara e più limpida di ciò che noi dobbiamo fare con i nostri soldi. Eh sì, perché questa è
la cultura del denaro, praticamente tutto ruota attorno al denaro, tutto quanto, quindi sì, quello è lo strumento per poter poi anche, poi magari uno non ne ha. E allora Krishna dice, nello Srimad Bhagavatam ci sono quattro modi in cui si può servire Krishna. Se uno non ha denaro, può mettere appunto a disposizione le sue qualità, no? La sua intelligenza o il suo tempo. Ecco, sì. Sì, perché se noi facciamo così, e questo è un impegno serio, no? Se noi seriamente ci impegniamo così, in questi termini, fare il massimo, no, di quello che possiamo con intelligenza, no? Questa condivisione della coscienza di Krishna. Noi non siamo monaci, giusto? Non siamo monaci, monos che se ne stanno da soli in un monastero, monastero, uno che sta da solo, un luogo, no? Mono, quindi. Uno si isola dal mondo, noi non siamo monaci, tutti noi, tutti voi siete missionari, la missione è quella di tornare a casa e aiutare gli altri a tornare a casa, casa con la C, capital letter, con la C maiuscola, perché questo impegno ha il potere di accrescere la nostra convinzione nella saggezza di Krishna. Diventiamo sempre più convinti della saggezza di Krishna e cresce quindi sempre di più la nostra attrazione verso di lui. Ci sentiamo sempre più attratti perché lui è la fonte di quella conoscenza. 15:15 lo dice proprio: Vedaischa Sarvairaham Eva Vedyo Vedanta Krit Vedabit Eva Chaham. Quindi nel nostro servizio devozionale a Krishna, la nostra disponibilità è più importante delle nostre capacità in sé. E la nostra disponibilità la esprimeremo a Krishna impegnandoci in servizio devozionale sulla base delle nostre capacità. Ma più importante delle nostre capacità è la nostra disponibilità. Utilizzeremo le nostre capacità al suo servizio, quello è più importante, pesa di più, pesa di più, pesa, no, pesa di più la nostra disponibilità nei suoi confronti, nei piatti della bilancia. Hare Krishna. Allora, qualcuno vuole dire qualcosa? Vuole aggiungere qualcosa? Intanto aggiorno la pagina, vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa. Allora, vediamo un po'. Considerazioni, intanto che formulate un eventuale pensiero, mi preparo per farvi vedere queste foto. Alcune le avete già viste, le ho già fatte vedere sul gruppo, su Facebook anche. Allora. Così. Ecco qua. Allora, questa qui, a proposito del cammino, no? Uno va a comprarsi le scarpe per camminare meglio, più comodo. Ecco qui, un santo cammina tra noi. Bella, questa è proprio, ha della poesia. Questa qui che sarà in un ufficio, ad uno sportello, non. Sì, insomma, uno sportello pubblico sarà qualcosa del genere. Qualcuno ha lasciato un libro lì. Bravissimi. Qui. Cosa sarà? Può essere una banca, può essere una palestra. Sono questi. Come si chiamano? Come si chiamano questi? Armadietti, Gli gli armadietti. armadietti. L'hai messa tu questa qui? No, 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 non sono stato No, no, no. io. Ok, in un armadietto, sì. Si mettono le cose preziose negli armadietti, no? Ecco qua, il dono più prezioso. La vita e gli insegnamenti di un puro devoto. Qui, tra la frutta, nel reparto ortofrutticolo.
Hare Krishna, uno va a comprarsi un melone e si porta a casa anche un libro. Questa è una delle più simpatiche, perché queste sono i gabbiotti delle foto per le carte d'identità, passaporti, no? Quindi carta d'identità, per i documenti d'identità, ma in questi libri c'è scritto chi sei davvero e quindi è bellissima questa connessione di idee, è bellissima. Bellissima, la trovo proprio fantastica questa. Credo che Piero e Vittoria abbiano inaugurato questo tipo di rilascio, se non vado errato. Forse anche Paola una volta in un grande magazzino, in un centro commerciale. Qui, questo è un classico sulla metro. Treno, libro, metro, libro è sempre stato un ottimo abbinamento, no? Uno si mette lì e legge nell'attesa di arrivare alla propria fermata. Qui nel carrello della spesa. Sì, fantastico. Sono quelli? Maschera medica. Ah, è un carrello pieno di mascherine. Ecco qui. In questi libri si impara a togliersi la maschera, a togliersi Sarvopādi Vinir Muktam, a rimuovere tutte le false identificazioni. Bellissima anche questa. Ah, questa è la più simpatica di tutte, guardate qui. Allora, queste sono delle realizzazioni per attrarre l'attenzione, no? Per attrarre l'attenzione. In questo caso, attrarre l'attenzione a comprarsi i Kinder, gli ovetti Kinder. Un'attrazione, uno viene attratto da questo e poi l'occhio cade sul libro e quindi questo è veramente Un fantastico. dolce pensiero. Eh sì, è proprio un dolce pensiero, il dolce pensiero della vita, della giornata. Sì. Qui, E qui qui non servono parole. non servono parole, no, qui come diciamo sempre con Bartaluigi, la gente muore, 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 non c'è tempo da perdere. Questa qui sulla statua di Cristoforo Colombo, no? La scoperta, alla scoperta di se stessi, Hare Krishna. Come ha detto Bhakti Loredana, 1492 scoperta dell'America, 1965 la conquista dell'America. Shrila Prabhupada che arriva in Occidente. La conquista del mondo intero, a partire dall'America. Bellissima questa. Krishna, eccoci qua. Allora, vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa. Sì, Bhakti in Vittoria. Forse anche Bhagavad Gita 4.11, Yeyatamam prapadyate tamstathaiva bhajami aham, 4.11 dice: tutti in un modo o nell'altro si arrendono a me e li ricompenso di conseguenza. Nella misura in cui si abbandonano a me, io ricambio, no? Io reciproco, questo dice in quel verso 4.11, conferma anche che Krishna cerca il nostro amore e non le nostre capacità. Già, 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 bellissimo, grazie, grazie per questa segnalazione. Giusto, giusto, anche quello conferma che Krishna, effettivamente, se noi leggiamo la Bhagavad Gita, ogni singolo verso, ogni singolo argomento che solleva Krishna, in ogni singolo argomento, Krishna ci sta facendo la sua dichiarazione d'amore. Io ti amo così come sei. E allora noi cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare noi? Allora, così come siamo, oggi è il dono di Krishna per noi. Come noi agiremo e ciò che diventeremo in coscienza di Krishna, ovvero come noi andremo ad utilizzare i nostri talenti al suo servizio, sarà il nostro dono a lui. Quindi, così come siamo, è il dono di Krishna per noi. Ciò che diventeremo, o ciò che torneremo ad essere, sarà il nostro dono a lui. Ecco, Hare Krishna. Va bene, va. Fermiamoci qui, 8:48. Anche oggi andremo a Roma a continuare ad allestire la Hare Krishna Cave di via Sardegna 55.
per la grande riapertura di domani. Speriamo che accorrerete numerosi, che accorreranno numerose, tante persone, tanti amici, devoti, anche persone nuove. E quindi saremo lì domani mattina, cioè stamattina, sì, sul tardi penso che arriveremo verso l'una. Quindi chi è libero, chi è disponibile, volesse venire a dare sostegno in questo allestimento, in questo servizio di oggi, è benvenuto. Ci faccia sapere, così ci organizziamo. Hare Krishna Devoti. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Granta Raja Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai. Grazie. Devo permanente Hari Hari Bo. Hare Grazie. Grazie a tutti. Hare Krishna. Grazie, Hare Krishna Vincenzo.